E bentornati in questo nuovo video e perdonatemi l'assenza per la partita contro Lazio, ma era successo quel che è successo e quindi ho preferito per un momento prendermi un momento per me ed evitare di fare video in quell'occasione. Ma oggi siamo ritornati per questo pre-partita di Spezia Lecce che andrà in scena domani alle ore 15 allo Stadio Picco. Storico di questa partita, con un primo incontro nella stagione 1929-1930 in Serie B a casa nostra, con una sconfitta ahimè per 0-2. Il totale degli incontri però conta 16 scontri, con 5 vittorie nostre, 6 pareggi e 5 vittorie dello Spezia, con 19 gol fatti e 19 gol subiti. Tutti gli scontri sono stati effettuati in campionato in Serie B, più 2 scontri ovviamente in Coppa Italia. Il totale degli scontri in campionato in casa loro, quindi solo in Serie B, conta 7 scontri totali, con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 7 gol fatti e 8 gol subiti. Ma domani sarà tutta un'altra storia. Spezia che ha convinto tantissimo nel pareggio contro l'Atalanta, cercherà ovviamente di continuare con risultati positivi anche contro di noi, probabilmente schierando gli stessi interpreti della scorsa partita. Noi di contro invece, arrivando dalla splendida vittoria contro la Lazio, cercheremo di arrivare alla quarta vittoria consecutiva dopo la vittoria contro l'Atalanta, contro la Sampdoria e appunto contro la Lazio. Le probabili formazioni di domani potrebbero essere queste, con lo Spezia che dovrebbe scendere con il 3-5-2, con Zovko in porta, Amian, Kivior e Nicolau in difesa, Holm, Burabia, Ampadu, Bastoni e Reca a centrocampo, e con l'attacco affidato a Ghiasi e Mbalanzola. Mentre il nostro Lecce dovrebbe scendere con il solito 4-3-3, con Falcone, Gendré, Baschi, Rotto, Umtiti e Gallo in difesa, con un ballottaggio Gallo e Pezzella a sinistra. Invece certi del posto sono ovviamente Baschirotto, Umtiti e Gendré, anche per un Pongracic che non è proprio al top e quindi si dovrebbe riconfermare questo trio. A centrocampo si potrebbe vedere Malè al posto di un Askildsen, con Blen a fare il mediano al posto di Hjulmand, che è stato squalificato per somma di ammunizioni, con il terzo centrocampista che è ovviamente Gonzalez. In attacco dovrebbe ritornare il trio Colombo, Strefezza e Di Francesco, con Di Francesco secondo me giustamente preferito ad uno spento Bandà nella scorsa partita, dove Di Francesco subito appena entrato nel secondo tempo ha già quasi deciso le sorti della partita, dando un bello strappo. Quindi mi aspetto da domani una partita molto combattuta, una di quelle partite che o chiudi e ammazzi subito o rischi di portartela molto stretta e molto combattuta e molto faticosamente fino al 90esimo ovviamente. Quindi spero di poter ammazzare subito la partita con qualche strappo importante, magari di Francesco, di Strefezza o appunto di Colombo, che in queste ultime giornate sta veramente facendo scintille. Quindi mi aspetterei un altro suo gol, però come detto c'è il rischio di portarsela a lungo fino al 90esimo, dove potremmo anche soffrire tantissimo, vista la partita contro l'Atalanta di questo Spezia. Probabilmente il risultato che più quotato potrebbe essere secondo me il pareggio, ma non mi allontanerei troppo, perché secondo me volando su queste ali dell'entusiasmo per queste ultime tre partite nostre di campionato si potrebbe anche stare, non dico sicuri ovviamente di questa quarta vittoria, ma potrebbe andarci molto 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 bene. Detto questo ragazzi, io vi aspetto nei commenti, mi farebbe piacere sapere la vostra su questa partita. Noi ci vediamo domani per il commento a caldo e ovviamente dopodomani per l'analisi approfondita della partita. Detto questo ragazzi, sempre forza Lecce, quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao ragazzi.